nel Fiscal Compact. Allora le chiediamo qualche informazione anche a Irene Di Nagli. Buongiorno. Buongiorno. Onorevole deputata di Scelta Civica, impegnata in commissione lavoro e insomma tra poco arriva pure il Jobs Act e ce ne saranno di cose da discutere. Intanto un commento alla visita di Renzi in Germania, un bollino di via libera a un'attività che però dovrà essere faticosa. La domanda ci stiamo facendo in queste ore qui in trasmissione è: ma chi paga poi alla fine, Di Nagli? Io spero che i tagli di spesa, che la revisione rigorosa che Renzi ci ha promesso prenda corpo, perché da lì dovrebbero arrivare delle risorse importanti che ci consentono di fare questi interventi senza aumentare le tasse, perché insomma il gioco delle tre carte di aumentare due lire lì e riprendersi da un'altra parte penso che ora non funzioni più. Ma pure i tagli di fatto qualcuno li paga. Oggi il Foglio parla di stretta sul trasporto pubblico locale di 11 miliardi di euro, insomma cose pesanti. Guardi, taglia le ferrovie dello Stato di 4 miliardi e mezzo, insomma non è poca roba, insomma. Guardi, dipende tutto come viene strutturata chiaramente questa spending review. Ora che noi non ci possiamo più permettere di avere, che ne so, delle aziende municipali di trasporto con migliaia di dipendenti assunti con dei criteri che non sono neanche chiari, come è accaduto in tante città che lei conosce anche bene. Tipo l'ATAC a Roma, ecco, ora l'ha detto lei. No, ecco. Lo dico io. Ecco, io credo 12.500 noi... deputati dipendenti e 200 milioni l'anno di buco, insomma. Ecco, io penso che queste cose non ce le possiamo più permettere, ma da molto tempo, e mi auguro che si possa intervenire. È chiaro, è chiarissimo che questi tagli per qualcuno saranno dolorosi. Io dico sempre, gli enti inutili sono inutili per il paese, ma magari per chi ci lavora sono utilissimi, perché che si riportano a casa lo stipendio. Però non possiamo continuare con questo tipo di logiche, quindi è importante fare quell'intervento lì. E poi vedremo insomma sugli altri aspetti, che i risparmi sullo spread si spera che continuino ad esserci, perché comunque sta andando abbastanza bene, quelli che ci sono stati quest'anno sono utilizzabili, quindi una serie di risorse ci sono. Poi è chiaro che non è che è il pozzo di San Patrizio. Esatto. lei Caratinaldi nella vita precedente insegnava, dico bene, giusto, all'università. Sì, sì. Ecco, quindi sì. Per esempio voi avete come Scelta Civica il ministro deputato, diciamo, la Giannini, senatrice, che è anche il segretario, senatrice Giannini, che è anche il deputato al compito, non deputato, senatrice di Scelta Civica, anche segretario di Scelta Civica, giusto? Portavoce, sì. Come si chiama? Insomma, sì, segretario. Segretario. Perché tra le altre anticipazioni, e devo dire che anche la Giannini, la popola ha detto, sul sistema della pubblica istruzione, insomma, la Giannini sembra avere delle idee che per esempio vanno all'incontro con la scuola paritaria, insomma con l'idea che si possa alleggerire il costo per lo Stato, insomma da tanti punti di vista. Secondo me sull'istruzione arriverà qualche stretta? Ma io per la verità sul fronte dell'istruzione, diciamo fra tutti, è quello dove mi aspetto forse un po' meno strette, diciamo, rispetto agli annunci che ci ha dato Renzi, che sull'istruzione ha sempre investito tanto, quindi è partito già con una apertura sull'edilizia scolastica, che chiaramente è una cosa diversa rispetto magari ai programmi, alla docenza e ad altre attività importanti della scuola. Però diciamo fra tutti i settori francamente l'istruzione è quello dove io mi aspetto, certo, meno tagli. Però se si apre per esempio alle scuole private, tanto per essere chiare, scuole paritarie, il costo per lo Stato si abbatte un po'. Uno studente di scuola paritaria costa mi pare 500, uno studente di scuola statale costa 20 volte tanto. Cioè, procedere verso un'equiparazione di queste due strutture non alleggerirebbe il costo per lo Stato? Non è allo studio un ragionamento su questi temi? Sì, ma su questo la Giannini ha già fatto insomma le sue dichiarazioni. Esatto. Non ho visto dei programmi strutturali. Io penso che si possa fare a un patto, però a patto che ci siano dei sistemi rigorosi di controllo sulla qualità dei docenti e dei processi di apprendimento degli studenti. Secondo me se mettiamo in piedi un sistema di questo genere, in cui sia le scuole paritarie che le scuole statali vengono valutate sulla qualità,
perché non è che si può fare solo un discorso di costo, no? Certo, certo, no, no, ovviamente deve essere una, diciamo così, una appunto, si chiamano paritarie anche perché vengono parificate alle strutture statali come qualità, ma già oggi questo avviene, no? Ma io parlavo di altri tipi di controlli, di monitoraggio, di valutazione, di test, eccetera, che dovranno essere implementati in maniera più rigorosa, sono già avviati. Io penso che se noi mettiamo insieme un sistema di controllo, di monitoraggio, di verifiche, eccetera, a maggior ragione poi chi gestisce la scuola, se è un pubblico o un privato, diventerà meno importante, se entrambi forniscono un servizio di grande qualità per il paese, insomma, a maggior ragione se poi lo fanno anche a un costo ragionevole. Veniamo al terreno del lavoro. Allora, arriva questo Jobs Act, arriva intanto il decreto Poletti, che è una cosa insomma significativa, sì. Forse l'unica proprio concreta che è uscita dalla famosa conferenza stampa pirotecnica. Cosa c'è da aspettarsi di positivo da questo provvedimento? Ma guardi, in realtà il provvedimento è spezzato in due tronconi. Uno che è il decreto, che quindi sarà immediatamente attuativo. L'altro invece è un disegno di legge delega che avrà un iter più lungo. Devo essere sincera, le cose più interessanti stanno nel disegno di legge delega, quindi sono quelle che avranno l'iter più lungo, perché è lì che c'è, secondo me, la vera riforma nel mercato del lavoro, perché è lì che si parla, per esempio, del contratto unico a tutele crescenti, che si parla della riforma degli ammortizzatori, di estendere gli ammortizzatori anche a forme di lavoro, diciamo, come i co-co-co. Mentre il decreto, quello più immediatamente attuativo, è semplicemente, tra virgolette semplicemente, perché comunque è un intervento importante, che allenta un po' le rigidità sui contratti a tempo determinato e sull'apprendistato, quindi sono due parti diverse. Allunga fino a 3 anni, giusto? Ricordiamo ai nostri radioascoltatori, infatti, che il contratto a termine può essere triennale, fino a 36 mesi. Cioè si può rinnovare fino a 3 anni senza necessità di specificare la causale, che era una delle cose di cui si erano lamentati di più gli imprenditori in questi anni, quindi i vincoli alle assunzioni a breve termine, per semplificare. E questo che cosa consentirà? Consentirà alle imprese, soprattutto adesso in vista dell'Expo, magari ci possono essere imprese che hanno bisogno di assumere delle persone per tempi più brevi, di farlo con minori vincoli e rigidità. Certo, non era, devo essere proprio sincera, questa la grande riforma del mercato del lavoro di cui noi avevamo bisogno e che io mi sarei aspettata. Per questo ripongo più aspettative sull'altro pezzo, che secondo me era più importante. Cioè, noi quello che dobbiamo fare non è aumentare, secondo me, naturalmente, aumentare la flessibilità ulteriore, flessibilità sui contratti precari a termine, eccetera, però intervenire invece sui contratti a tempo indeterminato per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, magari rendendo un pochino più flessibili quelli. E quindi io su quello mi aspetto qualcosa di più sostanziale. In termini di impatto sul mercato del lavoro, lei ha condiviso il fatto che il, diciamo così, tesoretto sia stato tutto messo sull'IRPEF e poco e nulla sull'IRAP? Cioè, allentare la fatica delle imprese non avrebbe generato più occupazione? Secondo me sì, glielo dico proprio così. Secondo me sì, e io penso che cioè fosse stata io, probabilmente mi sarei orientata su quella scelta. Però ci sono due però. Uno è che intervenire sul costo del lavoro per cercare di aumentare l'occupazione ha un impatto sull'economia più di medio-lungo termine che non di breve. Chiaramente, e anche se io sulla politica, diragli, perché poi dopo le elezioni sono adesso. meglio infilare i soldi in busta paga. Insomma, no? Esatto. Quindi questo è un però. E l'altra cosa è che comunque rispetto a delle soluzioni che si erano un po' ipotizzate, no? All'inizio, di fare un metà e metà, come aveva fatto Prodi nel 2007, il taglio del cuneo lo mettiamo a metà, lo diamo ai lavoratori, metà alle imprese. Ecco, io questo francamente speravo proprio che non avvenisse, e da questo punto di vista sono contenta che lui si sia preso la responsabilità di metterlo praticamente tutto, il 90% sull'IRPEF.
che è una misura secondo me un po' meno strutturale, perché è più di breve termine. Io do subito 80 euro in busta paga sperando che quindi questi li spendano, li rimettono in circolo, dubito che nel breve termine avrà un grande impatto sull'occupazione, potrebbe però averlo un po' sul PIL, già questo sarebbe un effetto benefico. Sono scelte politiche, appunto, io magari avrei fatto una cosa, una scelta diversa che però non avrebbe avuto un impatto nel breve sull'occupazione o su altri aspetti positivi, però sono contenta che lui si sia preso la responsabilità di una scelta decisa, cioè di mettere tutte le sue uova in un paniere, tutte le sue fish su una politica chiara, di cui speriamo di vedere un po' di benefici in tempi brevi. A proposito di politica, Dinagli, ci racconti un po', perché qui non ci siamo un po' persi, Scelta Civica alle europee, siccome mo le liste si presentano fra un mese, quindi Cincischiara, anzi fra meno di un mese, fra 20 giorni, Cincischiara diventa complicato, come vi presentate alle europee, col simbolo Scelta Civica, con gli altri spezzoni del centro, che succede? No. Allora, io abbiamo fatto una serie di riunioni, dobbiamo rifarle perché chiaramente sono processi che richiedono. Ma mo siamo arrivati, ecco. Dinagli, dove presentare i simboli, raccogliere le firme, fare le cose, certo. Scegliere certo. I candidati, magari, ecco, questa cosetta. No, allora l'idea su cui abbiamo lavorato e che si è concretizzata in questi giorni è di andare alle elezioni europee con un simbolo che è il nostro leggermente rivisitato, che richiami quindi all'Europa e quindi alle elezioni europee, e che funzioni in un certo senso da catalizzatore anche per altre forze. Quindi l'idea è di aprirsi anche ad altre forze liberali e liberal-democratiche del paese per riuscire a fare un'operazione più inclusiva che possa portare una forza che si distingue, che non si identifica né col socialismo né con i popolari europei, che ormai sono, come dire, hanno anche ospitato forze euroscettiche, Berlusconi, un po' di tutto. E quindi noi cerchiamo di posizionarci nell'area del liberalismo europeo. Allora, facciamo chiaro ai nostri radioascoltatori. C'è un raggruppamento, si chiama PPE, che sono i popolari europei. Al PPE fanno riferimento come lista per le europee la lista di Forza Italia, la lista del nuovo centrodestra, più questo raggruppamento che si chiama UDC più popolari per l'Italia, tutti quanti tra l'altro provenienti da Scelta Civica, che se non sbaglio vanno insieme, va così più o meno quello spezzone. Da quello che hanno detto sì, da quello che hanno dichiarato loro sì. Poi Scelta Civica, che invece è il pezzo, diciamo, originario, ve lo ricordate, un anno fa le elezioni, la lista di Mario Monti, ecco, Scelta Civica va con il suo simbolo, ho capito bene dunque? Sì, con un po' rivisitato. Un po', Scelta Civica per l'Europa si chiamerà. Ma roba è una cosa così. Che va con l'ALDE, che è un'altra famiglia europea, che sono i liberal democratici per l'Europa. Ho detto bene, giusto? È questa la sigla. Benissimo. Perfetto. Poi a sinistra c'è il PD, che va con il Partito Socialista Europeo, e a sinistra-sinistra la cosiddetta lista Tsipras, nel mezzo, non si capisce come, euroscettico, non euroscettico, Movimento 5 Stelle e Lega, questo è più o meno il panorama. Non rischiate in mezzo a questi vasi di ferro di fare un po' il vaso di goccio? Sbarramento al 4, è altino, Sì, lo so, effettivamente mi rendo conto che questo può essere un'operazione anche rischiosa, però io penso davvero che non ci sia una grossa parte di italiani che non si riconoscono né nei socialisti, nemmeno nei popolari tradizionalmente intesi, che è questo mega crocchione Berlusconi e tutti i suoi satelliti. Noi personalmente non ci riconosciamo, pensiamo che quell'area lì abbia, diciamo, anche un po' fallito un po' la sua missione. Noi speriamo invece che una formazione di ispirazione diversa per il liberal-democratica possa riuscire a diventare riferimento di queste persone che non si identificano né di qua né di là. Candidate Mario Monti? No, ma Mario Monti non ha già un ruolo importantissimo in Europa, e quindi sta facendo un lavoro importante, e sarà sicuramente un riferimento importante, come lo è ancora per tutti noi, ma insomma non mi risulta che si candidi, ecco. Vabbè, però la lista c'è, insomma, la lista di Scelta Civica sulla scheda elettorale la troviamo. Non dovete neanche raccogliere le firme, mi pare, giusto? Avete come gruppo parlamentare, avete l'esenzione?
Questo lo dovrei verificare, credo di sì, a livello nazionale sì, sull'europeo effettivamente, ma non credo che dobbiamo. Se no è complicato, in 20 giorni, ve lo dico. Sai, un lavoro. Ah no, lo so, ci siamo passati, noi ci siamo passati l'anno scorso. Ma quello per le politiche è niente, perché quello per l'europeo invece bisogna andare a prendere 3.000 firme in Val d'Aosta, dove ci sono 20.000 abitanti, è abbastanza complesso. Va bene, in bocca al lupo Irene Tinagli, buon lavoro, buona giornata. Grazie, salute. Grazie mille a voi. Saluto Irene Tinagli di Scelta Civica. Dunque, insomma, serve anche a darvi il panorama delle prossime elezioni europee in maniera che sappiate a chi fare riferimento. Intanto ha aperto il FTSE MIB, ma vi dico come sta andando subito dopo la pausa pubblicitaria.